ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Mercato cittadino del venerdì evacuato e un po' di paura a Manoppello, dove sono state ritrovate in una cantina di Corso Santarelli del paese del Pescarese, poi fatte brillare dagli artificieri dei carabinieri in una cava vicina inutilizzata, 3 granate risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, ancora perfettamente funzionanti. Un intervento, quello effettuato sugli ordigni bellici in uso nella Seconda Guerra Mondiale e denominati Diavolo Rosso, a pochi metri dal sedile del pellegrino, nel luogo dove fu ritrovato il santo velo di Manoppello. Avvolti in un vecchio giornale, gli ordigni sono stati ritrovati dai proprietari dell'immobile in un fondaco nei pressi della chiesa parrocchiale San Nicola in Corso Santarelli, dove sono stati evacuati anche gli appartamenti e alcune attività. Qui sotto avevo intenzione di fare degli accorgimenti di pulitura della cantina. Avevamo incaricato una ditta che doveva venire a fare un sopralluogo nel dare più spazio per accedere. Ci siamo imbattuti in qualche cosa che a prima vista sembrava un po' particolare. E che cos'era? Noi non avevamo idea, poteva essere tante cose, quindi per maggior sicurezza abbiamo optato per far esaminare dalle forze dell'ordine, i quali hanno confermato che purtroppo trattasi di ordigni. Io tra l'altro non ero presente, quando mi chiama il comandante Carabinieri, il maresciallo De Vito, gli chiedo: ma è uno scherzo, stiamo scherzando, perché ha detto devo evacuare il comune. Poi mi conferma che c'erano 3 ordigni dentro un'abitazione dove si stavano facendo i lavori di recupero di queste abitazioni nel centro storico di Manoppello, proprio di fronte al comune. Quindi il maresciallo mi ha tenuto, diciamo, al corrente di tutte le operazioni che si sono effettuate. Sono stati 2 ore abbastanza intensi, dove attraverso, diciamo, la forza dell'ordine dei carabinieri, avvisando gli artificieri, nello stesso tempo è stata avvisata anche l'ambulanza, perché ci sarebbe potuto stare qualche trambusto di carattere, diciamo, di preoccupazione, ma nulla di questo è avvenuto. Però dopo 2 ore tutto è stato risolto nel migliore dei modi. Sono stati trovati 3 ordigni, se non erro SRCM, che sono, diciamo, 35, che sono iniziati la costruzione del 35, però sono oggi in dotazione dell'esercito, quindi può essere anche una produzione più recente, e poi sono stati fatti brillare in una cava a Letta Manoppello. Quindi dopo 2 ore tutto era finito nel migliore dei modi. Niente, volevo sapere che è successo della bomba qua.